Oggi parliamo di profumi. Allora, ho ricevuto un sacco di campioncini da siti, dalla mia profumeria, le due profumerie che ho comunque in città. Premessa, io non saranno recensioni positive di questi profumi, perché non me ne piace neanche uno, lo dico subito. Però, se voi avete questi profumi, avete uno di questi che adesso non ne parlerò bene secondo il mio punto di vista, sono contenta se a voi piace, non voglio offendere nessuno, ok? Io li boccio non perché sono commerciali, perché io ho profumi di nicchia, commerciali, sottocommerciali, perché ho profumi che costano 3-5 euro, che amo, quindi non è niente di questo genere, ok? Allora, partiamo con il primo, che quando ho ricevuto il campione ero veramente felicissima, perché ho sentito svariate recensioni e quasi l'avrei comprato a scatola chiusa, e meno male che non l'ho fatto. Sto parlando di Alien Goddess. Eccolo qua. Mugler. Vanigliato, talcato, floreale bianco, legnoso, agrumato, muschiato. Abbiamo acqua di cocco, bergamotto, gelsomino, eleotropio, base vaniglia, bourbon e cashmeran. Cappero, cioè io già leggendo le note quando me l'hanno dato ho detto wow, e quando l'ho provato me lo sono spruzzato direttamente addosso. Allora, io non so perché, ma il mio naso, la prima cosa che mi viene su è la nota marina, che non viene comunque descritta nelle note. È sgradevole e marino questo profumo. Non amo la tuberosa, non amo le note marine, ozonate, salmastre, quella roba lì, saline. Questo è un profumo marino, mi dà fastidio. Io pensavo di sentirci di più il cocco, l'eliotropio, la vaniglia bourbon, cioè io non so perché ci sento sta nota. Se qualcuno di voi la sente, per favore scrivetemelo, perché mi sento una diversa dal mondo. E va bene che ognuno di noi è diverso dall'altro, però capperò, a me viene al naso sta nota marina in un modo incredibile. L'altro che boccio è che ero molto curiosa di sentire pure lui, è Idol Aura, Idol Aura di Lancôme. Allora, vanigliato, floreale, bianco, rosa, muschiato, talcato, floreale. Anche questo, cioè, io non so come mai, a parte che io trovo che mi abbiano regalato tanti campioni di profumo. Io non stagionalizzo i profumi, assolutamente, cioè a me non me ne frega niente se è definito un profumo estivo e lo voglio mettere d'inverno, cioè non me ne frega niente. Però cioè, ho notato che forse sono più profumi estivi che invernali, ma vabbè, a parte questo. Questo sarebbe anche buono perché ha una nota molto gradevole all'interno. Però cappero, io ci percepisco anche qui una nota marina, però una nota marina resa dolce. E per quello che dico, non sarebbe sgradevole, ma non lo porterei mai, c'è questa nota marina all'interno che mi dà fastidio. Però meglio secondo il mio naso, la mia opinione, di Alien Goddess. Insomma. Poi l'Inter di Givenchy, io non l'avevo mai sentito. Aspettate che mi cade la fialetta. L'Inter di Givenchy, lo potevo anche immaginare, perché qui abbiamo fiori bianchi, fiore d'arancio, gelsomino e tuberosa. Vetiver e patchouli. E infatti
piaciuto. Allora, questo è un buon profumo, eh? Lo trovo elegante, lo trovo molto comune, come lui ce n'è 10.000, proprio veramente, cioè, per me può essere confuso anche con altri. È elegante e piacevole, ma la nota della tuberosa non me lo farebbe mai indossare. Dolce fruttato, io sento molto fruttato. Poi uno che ci sono rimasta un po' male perché è adorato su YouTube, però dovevo arrivare io per bocciarlo. Libra. Per me è un profumo da uomo, a parte questo. Floreale bianco, lavanda, vaniglia, aromatico, dolce, animalico, legnoso, fruttato. Io li ho già provati sul polso, questi profumi. Allora, a me questo sembra un profumo più per l'uomo che per la donna. Diciamo pure unisex, va bene. Qui c'è tanta frutta, non è niente di particolare, è un profumo comunissimo, non è speciale. E poi comunque questa nota probabilmente legnosa e animalica. E l'aromatico, ma con il legnoso, forse è quella nota che me lo fa definire più maschile che femminile. No, mi dispiace. Mi affasso. Allora, poi, questo lo sospettavo, però sentivo delle recensioni che dicevano veramente diverso, veramente diverso. A me non piace la Vie Belle di Lancôme, la sento in ogni dove, cioè io non so che cosa lo fa così speciale, però io che amo Jean-Paul Gaultier e le Classique, potete dirmi la stessa cosa, cioè come ti fa a piacere tanto dolce e così sentito e risentito? È la stessa cosa, potete dirmela, insomma. Comunque, la Vie Belle a me non è mai piaciuta. Questa è l'Intensement. E vi dirò, questo qui mi aveva ingannato perché l'ho provato sul polso, l'ho sentito così subito, ho detto, sa di rossetto. Sa di rossetto, me lo sono dato. Me lo sono dato poi non ne potevo più perché ricorda tantissimo la Vie Belle. Sì, è un po' modificato, ma non abbastanza se non amate la Vie Belle. Vanigliato, talcato, dolce, fruttato, legnoso, floreale, bianco, iris, speziato caldo, ambra, balsamico. Sarà anche più gentile dell'originale, eh? Questo sicuro. Però io ci sento la Vie Belle. Perché poi questa botta iniziale che mi ha dato l'impressione rossettata si trasforma in frutta anche qui. C'è tanta di quella frutta in sti profumi. Frutta, frutta, frutta. E mi ha fatto anche strano avere sti campioni in inverno pieno. Quando io la frutta, se proprio la devo associare, la associo all'estate, no? Ma anche no, però se analizzo la cosa, no. Oltretutto l'ho dato, no? Ma ringrazio la fragranza, la composizione, perché non è che dura tantissimo, eh? Cioè non è intensement discutibile sulla mia pelle almeno, eh?
Un altro, qua frutta, una frutta, una frutta a volontà, questo qua, Versace Bright Crystal Absolu, Absolu, questo qua. Qua abbiamo lo Yuzu, non sappiamo più cosa mettere nei profumi, eh? Melagrana, accordo di ghiaccio, l'accordo di ghiaccio. Cuore, peonia, lampone, magnolia, loto, un fondo di muschio bianco, ambra e mogano. Qui manca la fantasia nel creare profumi. Questo è una macedonia. Questo è una frutta. È una frutta molto dolce. Allora, sapete l'imperatrice di Dolce Gabbana? Potrebbe essere un fratello di quello, però questo è più dolce, più dolce. Cioè anche gradevole, per carità. Ma no, però è una macedonia proprio estiva, cioè. Poi l'accordo di ghiaccio io non riesco a capire cos'è. Ma comunque, non è un profumo che fa per me. L'altro, eccolo qua. Poi ragazzi, ne ho tanti altri. Fatemi sapere se volete pure gli altri. Sì, passione, definito fruttato, legnoso, rosa, vanigliato, speziato, leggero, floreale, fresco, talcato, agrumato. Questo me lo ricordo, questo è acido, me lo ricordo. Sapete quando fa venire? Questo è acido, fruttato e comunissimo. No, questo punge, cioè il mio naso punge, mi dà fastidio. Questo mi dà proprio fastidio. Io ragazzi, ripeto, se voi amate questi profumi sono davvero contenta, perché sennò l'economia non andrebbe avanti. Cioè, dall'epoca che è uscita La Vie Belle, che è un profumo amato da mezzo mondo, siamo in pochi a non amarla. E quindi è giusto avere gusti differenti. Però questi profumi qua a me mi hanno delusa. Delusa. Io vi mando un grosso bacio e come sempre vi auguro una buona vita a tutti.